Siamo qui con Michele Di Salvo, all'uscita dal suo panel suo fatto assieme a Scrofani, a Giovanni Scrofani, sulla, diciamo, il lato oscuro della rete. Michele Di Salvo ha scritto un post, ha girato abbastanza in rete, sono fatto tutte le cose che riguardano la comunicazione tossica, diciamo, come chiamano voi, come si chiama in generale, e descrivendo, occupandosi anche poi di un tema estremamente caldo che è quello del Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo. Allora, la prima domanda, diciamo, è questa, è una domanda banale, ma questa comunicazione tossica ce n'è così tanta oppure se ne sta parlando troppo? La tossicità della comunicazione riguarda un po' tutto il processo comunicativo, non è una specifica domanda. Il termine non è ovviamente mio, cioè non è che io ho inventato questa terminologia, ma è un'analisi che si fa da una decina d'anni riguardo quelle che sono le patologie legate al nostro modo di comunicare, in particolare in rete, ma questo riguarda i linguaggi, il modo di aggregare le persone, il modo di aggregare il pubblico, il modo di costruire le frasi in maniera tale da generare un maggiore numero, tra virgolette, di fan. E la tossicità nasce dal modo attraverso cui, con parole semplici, no? Forzando la mano, forzando la rabbia, forzando il bisogno della persona, forzando la protesta, tu alimenti il tuo pubblico. Questo a 360 gradi inteso, perché riguarda le aziende, riguarda le persone dello spettacolo, riguarda le multinazionali, riguarda anche la politica e la società in generale. Ecco, faccio una domanda, diciamo, che è più che altro una curiosità. Quando si parla di questi temi, chi si occupa di questi temi viene mai tacciato di complottismo? Sempre. Nel senso che ormai noi siamo abituati a vedere il nostro sistema di comunicazione, il nostro linguaggio, come un dato stabile. Per cui succede che chiunque ne cerca, a livello anche di semplice analisi semantica, di mettere in discussione un certo modo di parlare, un certo modo di comunicare. Faccio un esempio. Se io dicessi, guardate, abbiamo un eccesso di violenza nelle trasmissioni televisive, per cui rischiamo che le persone abbiano una percezione di microcriminalità molto superiore rispetto ai dati reali, io vengo tacciato di fare un ragionamento politico. Se io dico c'è un linguaggio troppo violento, per cui si rischia di confondere non solo semanticamente, ma anche nei comportamenti, l'avversario politico, l'antagonista politico, con il nemico, vengo tacciato di qualcos'altro, di non capire per esempio la protesta, la gente stufa, la gente arrabbiata, e quindi se tu sei invece quasi consociativo, che vuoi diminuire dei toni e non capisci la rabbia delle persone. Si finisce poi con un altro processo, quando tu finisci con l'analizzare in maniera sistematica un certo tipo di processo, e quindi per esempio come funziona il web, come funziona il modo di attrarre le persone, no? Con un certo tipo di commento, con una certa capacità virale, come funzionano dei messaggi, allora per definizione o tu sei dell'altra parte politica e non si capisce quale, basta che sei dell'altra parte, oppure fai parte di una macchina, fango, lotto, eccetera. Quando in realtà tu stai facendo semplicemente, tra virgolette, il tuo lavoro, cioè quello di fare un'analisi. È come se io, tu fai il giornalista, intervisti delle persone, e dal momento che tu intervisti Tizio e non intervisti Caio, allora solo per questo e solo su questa base tu sei di una parte o dell'altra.